Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Ragazzi, vi chiedo davvero cortesemente di dare un'occhiata al link che vi lascerò tra i commenti, lo metterò in primo piano così anche facile da trovare. Cliccate su quel link e date un'occhiata, anche perché ci ho fatto, diciamo, sul canale dei Giargia ho fatto un qualcosa di divertente, insomma un giochino divertente. Magari vi cimentate, ascoltate quello che ho da dirvi, vi cimentate, scrivete sotto e commentate sotto, mi fareste un gran piacere, perché insomma spesso e volentieri non ne parlo quasi mai qua sopra, quindi come al solito, diciamo, non lo faccio mai. Quando lo faccio vi chiedo gentilmente di darci un'occhiata, di cliccare insomma sopra, così di fare un po' di visualizzazioni, mi fareste un gran piacere. Ovviamente mi dovevano telefonare in questo momento. Vabbè, poi lo montiamo. Allora, stavo dicendo, fatemi sto piacere, cliccateci sopra, magari lasciate un like, iscrivetevi al canale anche dei Giargia, che non è mai una cosa sbagliata, perché come al solito potete vedere un bel po' di maglie, di roba, soprattutto le maglie nuove del Milan, quella bianca, tutta bianca, all white e all black, che abbiamo fatto, e quindi sono belle veramente. Allora ragazzi, detto questo, ho letto una cosa che mi ha fatto ridere e ho già immaginato tutta la scena, immaginavo praticamente il sindaco Sala, perché ha lasciato insomma più che un'intervista, gli avranno fatto sta domanda, avrà rilasciato questa dichiarazione. Il sindaco Sala ha dichiarato il discorso stadio. Spesso e volentieri mi rendo conto che quando vengo fermato insomma nei bar, mi rendo conto che c'è poca informazione sul discorso stadio. Allora, secondo me, muovo di chi è fatta come asce. Lui magari non ha voluto insomma entrare nello specifico, però praticamente io, per come la vedo io, sicuramente i milanesi, quando se lo ritrovano davanti e hanno la possibilità insomma di scambiare due parole con il sindaco, gli staranno sicuramente rinfacciando il fatto che molto probabilmente Milan e Inter stanno pensando di andar via da San Siro e quindi da Milano, soprattutto per quanto riguarda il discorso del Milan, che è ben avviato, eccetera. Quindi probabilmente i tifosi milanesi, milanisti o interisti, gli staranno rinfacciando il fatto che ovviamente le due squadre vogliono andare via, stanno andando via, e quindi magari molti gli contesteranno sicuramente questa sua decisione, perché alla fine non è poca informazione sul discorso, è proprio che è andata così, perché tu e la tua giunta comunale per anni e anni avete cacato a spruzzo tutti quelli che sono stati tutta quella che è stata, diciamo, la volontà delle dirigenze che sono passate al Milan, delle proprietà che sono passate al Milan. Avete fatto sempre veramente di tutto per far sì che la cosa andasse sempre più scemando, e quindi adesso ti devi sentire le polemiche dei tifosi. Altro che c'è poca informazione, l'informazione c'è, come ne abbiamo lette a decine e decine, per non dire centinaia, di informazioni sul discorso stadio e su tutto quello che è successo negli anni. Quindi adesso, caro il mio sindaco Sala, quando trovi qualcuno insomma per strada, nei bar, nei ristoranti, la da Sunday e in altrettanto, te li devi sentire e te devi chiedere pure scusa, magari a dire perché sì, forse avrei dovuto fare qualcosa tempo addietro. Now come, move veloce, momo gioca a fare gale tu stati. Adesso quasi lo stadio glielo vuol fare regalato. Prima era impossibile, tutto lo problema possibile, immaginabile, mo
tutta scappetta, parliamo di Stato, dobbiamo fare lo Stato, faremo di tutto. E fino a mo' dove si state? Beh, a dove si fa l'estate, fa tu virno, iam, bella, allegra, allegra. Allora, poi, detto questo, ragazzi, che mo' devo andare a mangiare, che oggi ho veramente i minuti contati, perché tra praticamente un'ora devo stare di nuovo a lavoro, invece vit che faz. Detto questo, domani, stasera Bologna, Barcellona-Napoli, stasera Barcellona-Napoli, domani Atletico Madrid-Inter, giovedì giocheremo noi contro lo Slavia Praga e ho letto che dovrebbe giocare Tomori titolare con Kier. Io mo, penso che questa decisione sia soprattutto dovuta al fatto che Gabbia pare abbia avuto un piccolo affaticamento, quindi non dovrebbe essere al meglio, perché altrimenti io avrei messo sicuramente Gabbia titolare, anche perché Kier ultimamente lo stiamo vedendo chissà come ed è fondamentale. Cioè il discorso è che Kier ha veramente un'importanza fondamentale per quella che sarà la nostra partita giovedì. Cioè se lui stecca la partita sicuramente andremo in difficoltà, perché è importantissimo che faccia guidi come si deve la difesa e soprattutto nei duelli in velocità non deve andare sotto, perché altrimenti veramente sarà un gran bel problema. Giocherà Calabria a destra anche perché Florenzi è squalificato, Teo Hernandez, Adli e Reinders dovrebbero giocare titolari. Adli ormai è il titolare, c'è poco da fare. Benasser ci fece la panchina, ormai è così, non so se è giusto o sbagliato. Certo è che Benasser ormai non è più il titolare in questo momento, magari sarà uno dei titolari, però diciamo che spesso e volentieri magari adesso cerchiamo anche un pochino di ruotare, però il fatto che abbia giocato contro l'Empoli probabilmente insomma farà panchina e quindi giocheranno Reinders e Adli titolari, Loftus-Cheek sulla tre quarti, Leao, Giroud e Pulisic là davanti, perché sono ovviamente i titolari ed è una partita ovviamente fondamentale quella che andremo a giocare giovedì. Vedremo domani, ci sarà la conferenza stampa, se avremo qualche informazione in più, però al di là di questo questi sono i fatti. Adesso si continua a smentire Piff, a smentire che Pioli vada via e quello non arriva, Conte non ci viene più, Pioli non se ne va più, confermatissimo Pioli, posto è ufat de Piff che non arriva, non c'è nessunissima trattativa per la cessione del Minzon, praticamente non si fa più niente, restiamo così tutto a posto. E quindi è inutile che stiamo a fare sangue marcio ogni volta, chissà cosa succederà, di qua di là smentiscono tutto, quello non arriva, quello rinnova, quello non viene più, cur da do, cur da de, mercato non se ne fa, giocatore non ne vogliamo, stiamo bene così, tutto a posto, siamo ultra competitivi, tutto a posto, la storia va avanti, quelli sono i corsi e i ricorsi storici, a noi funzionano alla grande, ogni volta stiamo bene così, siamo ultra competitivi. Ciao a tutti, andiamo a mangiare. Oggi, gran res e vendecchia.